Come è nato il linguaggio Python? In un modo assurdo, un buon tempone di nome Guido ha creato il linguaggio Python durante le vacanze di Natale, perché... Aspetta, mi stai dicendo che il linguaggio Python è stato creato da una persona? Ma sì, ragazzo alla mia sinistra! Ma aspetta, perché la cosa davvero assurda è come l'ha creato! Nel dicembre dell'89 stava cercando un progettino di programmazione per non annoiarsi durante le vacanze natalizie, dato che l'ufficio era chiuso. Piccolo dettaglio, Guido abitava ad Haarlem, che è a pochi chilometri da Amsterdam, e lui si annoiava a Natale. Vabbè, ma fu proprio così che diede vita da solo al linguaggio Python. Chiaramente negli ultimi 30 anni tanti sviluppatori hanno contribuito al progresso del Python, ma sempre attenendosi ai quattro propositi di Guido: creare un linguaggio semplice ma potente, open source, ben leggibile e adatto alle faccende di tutti i giorni. È proprio così che è nato il linguaggio Python che tutti noi conosciamo. Eh? Tu non lo conosci? E allora vieni che te lo insegniamo.